Siamo qui con Stefano Bessoni che dopo averci insegnato come fare lo scheletro del pupazzo ci insegnerà a fare un braccio ed una mano. Allora, questo è un esempio fatto molto velocemente, quindi con parecchie imperfezioni, di un braccio in gomma e di una mano. Comunque, per capire, funziona abbastanza bene. C'è lo scheletro, naturalmente in filo d'alluminio, come abbiamo visto negli scorsi giorni, morbido e perfettamente funzionante. Viene fatto un rivestimento in gomma piuma prestato e tenuto con il filo da cucire, e poi la mano è fatta con del filo di alluminio più fino, montato con la colla a caldo in questa maniera. Questo diciamo che è grosso modo lo scheletro interno di come dovrebbe venire la mano. Poi, una volta che io ho la struttura di base, lavoro per immersione di questa struttura, immergendola varie volte, facendola seccare all'interno dell'artice di gomma. L'artice di gomma che posso tenere al naturale senza dargli una colorazione, quindi verrà così un giallino trasparente, o posso comunque dargli una colorazione di base in modo che assuma il colore, non so, di un incarnato o comunque il colore che vogliamo dare al nostro personaggio. L'importante è che lavori per strati successivi, che faccio seccare, faccio un nuovo strato fino ad ottenere un qualcosa che poi assomigli ad una fisionomia che voglio ottenere. Se poi naturalmente ci saranno imperfezioni, come è capitato qui sul pollice o da altre parti, posso tranquillamente lavorare con delle forbicine molto piccole e andare a rifinire. Una volta che ho finito gli strati di lattice, faccio delle immersioni all'interno di un normalissimo talco. Il talco, praticamente a contatto del lattice non ancora completamente tirato, lo renderà completamente opaco, e a questo punto, anche se si tratta di gomma, l'opacizzazione che la gomma ha ottenuto gli permette di essere dipinta anche con colori diluibili ad acqua. Quindi io posso andare a colorare questa mano e questo braccio tranquillamente con degli acrilici, delle tempere o con degli acquerelli. Il risultato finale è questo, quindi è un braccio apparentemente rigido ma che può essere spostato, può ottenere qualsiasi forma e può comportarsi veramente come un normale scheletro. Addirittura posso prendere uno strumento, una matita, ecco, per esempio fargli impugnare una matita e fotogramma dopo fotogramma fargli compiere delle azioni anche abbastanza complesse. Ripeto, è un esempio questo fatto veramente in fretta, ma mettendosi a fare questo lavoro con un po' di pazienza e con un po' di concentrazione sicuramente si ottengono dei risultati ottimali.